Passiamo alla seconda domanda del problema. Utilizza la legge del fenomeno fisico, sarebbe la seconda equazione di Maxwell, per dedurre teoricamente la funzione matematica che descrive la FEM e verifica che ha lo stesso andamento del grafico sperimentale, ampiezza crescente e periodo decrescente. Questo è il grafico sperimentale, ricordiamo il periodo diminuiva, mentre l'ampiezza della massima FEM, cioè della FEM oscillante, aumentava. Il campo induzione magnetica B e l'accelerazione angolare della bobina vanno considerati come parametri, che poi andranno ricavati dal grafico nella domanda successiva. Abbiamo visto prima la legge di Faraday, Neumann, Henry, Lenz e anche l'espressione del flusso magnetico attraverso la bobina. L'angolo di rotazione θ cresce con il tempo secondo la legge del moto uniformemente accelerato. Del resto anche il testo del problema dice di considerare l'accelerazione angolare come un parametro costante, l'accelerazione angolare alfa della bobina come parametro, e inoltre dice che le estremità della bobina sono aperte. Questo lo ribadisce perché non deve passare la corrente. Infatti, come abbiamo detto prima, se passasse la corrente si genererebbero delle forze di Faraday sui lati della bobina percorsi dalla corrente, e queste forze magnetiche farebbero da freno riducendo questa accelerazione angolare, cioè la bobina continuerebbe ad accelerare la sua rotazione, ma non più con un'accelerazione angolare costante, ma con un'accelerazione angolare che diminuisce nel tempo, un po' come, facendo l'analogia con il moto non più circolare ma lineare, uniformemente accelerato, un po' come un oggetto, un sasso per esempio, che viene lasciato cadere. Se trascuriamo l'attrito dell'aria, il moto è rettilineo uniformemente accelerato, quindi con accelerazione lineare, in questo caso costante. Ma se noi consideriamo l'attrito viscoso dell'aria, che è una forza proporzionale alla velocità dell'oggetto, quel sasso continua ad accelerare, ma con un'accelerazione che progressivamente si riduce nel tempo. Quindi il moto è un moto lineare accelerato, ma non uniformemente accelerato, in quanto l'accelerazione diminuisce. La stessa cosa accade a questa bobina che ruota di moto circolare uniformemente accelerato, solo se noi non abbiamo queste forze magnetiche frenanti sui lati della spira. In questo disegno, per esempio, si vede come agiscono le forze di Faraday sui due lati della spira, a destra e a sinistra. Per esempio, il lato destro, la corrente viene verso di noi, risente del campo induzione magnetica e la forza di Lorentz, cioè la forza di Faraday, è rivolta verso l'interno. Sull'altro lato la forza di Faraday pure è rivolta verso l'interno. Queste due forze, uguali e opposte, danno origine a una coppia di forze che cerca di far ruotare la bobina in senso antiorario, mentre invece la bobina sta ruotando e anche accelerando in senso orario. Quindi, come dicevamo prima, queste forze magnetiche agiscono da freno per la rotazione della bobina. Dunque abbiamo detto che questa corrente non c'è perché il circuito, l'alternatore, non viene chiuso su una resistenza, quindi niente corrente e niente forze frenanti di tipo magnetico. E allora la rotazione dell'alternatore è effettivamente di tipo uniformemente accelerato, con un'accelerazione angolare costante. L'angolo che viene descritto durante la rotazione segue quindi la legge del moto circolare uniformemente accelerato con partenza da fermo, e quindi vale un mezzo alfa t alla seconda. Questa formula si può ricordare per analogia con le formule del moto rettilineo uniformemente accelerato, per esempio, come dicevamo prima, un sasso che cade, trascurando l'attrito viscoso dell'aria, cade con un'accelerazione costante, una velocità che cresce proporzionalmente al tempo e una posizione che cresce proporzionalmente al tempo al quadrato. Questo è il caso di partenza da fermo, quindi V0 non c'è, e di partenza dall'origine, quindi non c'è neanche la posizione iniziale. La velocità è la rapidità con cui varia la posizione, quindi è la derivata prima nel tempo della posizione. Infatti, derivando questa espressione otteniamo l'espressione della velocità, e a sua volta l'accelerazione lineare, in questo caso,
è la rapidità con cui varia la velocità nel tempo. Infatti, l'accelerazione è di quanto varia la velocità in un intervallo di tempo. Quindi è la derivata della velocità e, derivando questa espressione, viene appunto che l'accelerazione è un valore costante. Nel moto circolare uniformemente accelerato le formule sono identiche, tutte le grandezze lineari vanno sostituite con le corrispondenti grandezze angolari, quindi non c'è più la posizione, c'è l'angolo di rotazione che all'inizio parte dal valore 0 perché la spira è orizzontale e il suo vettore superficie S era allineato con il campo B, quindi l'angolo era 0 e anche la velocità angolare all'inizio, omega 0, non c'è perché la spira parte da ferma. Quindi l'angolo è proporzionale al tempo al quadrato e la velocità angolare è proporzionale al tempo. L'accelerazione angolare è costante. A noi servirà questa formula, la prima, così da poter conoscere il valore del flusso magnetico in ogni istante, che vale nbs, che sono parametri fissi, per il coseno dell'angolo. L'angolo in ogni istante cambia e vale un mezzo alfa t alla seconda.